Francesco Filareto di raccontarci un po' meglio quando parliamo di filosofia, di che cosa parliamo. Quindi prima di avventurarci nel viaggio che ci farà conoscere un po' meglio i protagonisti di questa materia che molti di noi hanno studiato a scuola con sofferenza, io l'ho portato anche alla maturità con sofferenza, appunto Francesco Filareto questa sera proverà nello spazio di un'oretta a spiegarci un po' meglio cosa significa filosofia, qual è il perimetro, da dove viene e soprattutto perché una materia che sembra così antica, quasi superata, viceversa, può fornire nella vita di tutti i giorni degli spunti di riflessione e anche delle chiavi per superare momenti di crisi. Quindi la parola al professor Francesco Filareto, tutti gli altri naturalmente spengano i microfoni, li riaccendiamo nel momento del dibattito. Grazie. Caerete o filoi, vi saluto nella lingua che si parlava nel Mediterraneo, in Grecia e in Europa, prima di tutte le altre lingue parlate. Era la koiné, la lingua universale, diciamo l'inglese che si parlava un tempo nel bacino del Mediterraneo. Partirei subito nel dire che cosa non è la filosofia. La filosofia non è quella cosa con la quale o senza la quale si resta tale quale, che è uno dei pregiudizi che accompagna questa disciplina. Uno l'ho sentito poco fa da Laura, cioè il filosofo è colui che poi fa degli sproloqui, che parla a vanvera, che parla un linguaggio astruso, incomprensibile. E insomma, l'approccio alla filosofia non è un approccio facile, sia per gli adulti e sia per i giovani, che in genere si avvicinano a questa disciplina con molta diffidenza. Beh, parlare di filosofia che ha 2700 anni sulle spalle in 45 minuti, comprendete che non è cosa facile, anzi è cosa estremamente ostica. Tenterò di dare semplicemente qualche spunto di riflessione, perché come dicevo prima dell'incontro, la filosofia è prima di tutto dialogo. Nell'accezione del mio maestro del V secolo, Socrate, per il quale la verità è nel dialogo, è nel do ut des, è nello scambio di idee, e nell'empatia, e nella capacità di mettersi in discussione, e nella capacità di accogliere un'opinione o una considerazione migliore di quella che io professavo prima. Dialogo. E infatti la filosofia nasce in piazza, nasce nell'agorà, che non era semplicemente un luogo di passeggio o di passatempo. Era il luogo in cui si costruiva l'io collettivo di una comunità. Perciò la filosofia è inattuale, perché questi luoghi della socializzazione, dove l'io si integra con il noi, questo mondo oggi purtroppo non c'è più. Se non nei piccoli paesi, dove ancora la piazza è il luogo dove si forma la volontà della comunità e dove anche si stabiliscono i dirigenti della comunità, quelli che debbono governare il bene comune, quelli che debbono governare l'interesse generale. Da dove partiamo? Un mio metodo di insegnamento è di partire sempre dalle domande, perché ogni domanda come dire, ha dentro il significato della domanda stessa. Che cos'è la filosofia? Beh, la risposta è nella parola filosofia. Francesco, un istante, perdona. Rosalba, stai presentando. Interrompi la presentazione. Rosalba, allora sono cose che possono succedere.
le cose possono succedere quando siamo in tanti. Rosalba, gentilmente interrompi la presentazione. Oppure esci e rientra poi nell'incontro. Questo oppure, ecco, clicca interrompi condivisione. Interrompi condivisione. Perfetto. E cos'è la filosofia? Riprendiamo da qui. Quindi la parola filosofia, che è una domanda, malcela la risposta. Filosofia non è Sofia, cioè non è la sapienza, non è la conoscenza, non è la verità. Ma filosofia è filia tes sofias, cioè è desiderio della sapienza, della conoscenza. Ma direi meglio, la filosofia è prima di tutto ed essenzialmente amore, amore della conoscenza, che è una esigenza strutturale degli uomini, che compare nei primi anni della nostra vita. Non so se ci ricordiamo i nostri 3-4 anni, ma certo li vediamo nei nostri figli e nei nostri nipoti. Le domande, la curiositas, la esigenza di capire, di spiegare, quella forza incontenibile che ha spinto i primi uomini a interrogarsi su quello che accadeva loro attorno. La curiositas, la curiosità, è quella che ha fatto sì che noi passassimo dalla fase primordiale della caverna o della savana a diventare poi una umanità più civile, più progredita. Quindi amore della sapienza, amore della verità. La filosofia è quindi essenzialmente inquietudine, è stato d'animo di bisogno di camminare, di muoversi, di andare verso l'oltre e di andare verso l'altra. Non c'è un limite che possa dire al filosofo sei arrivato. C'è quella che Giordano Bruno, un grande filosofo nolano del 600, chiamava eroico furore, o quello che Dante Alighieri chiamava considerate la vostra semenza, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Il filosofo cammina interrogando. Il filosofo non dà risposte, dà domande. Perché non c'è risposta che non nasca da una domanda, da un bisogno di capire e di spiegare. E la filosofia nasce e non poteva che nascere nel popolo greco, che rispetto a tutti i popoli dell'antichità avevano due caratteristiche fondamentali. Uno spiccato individualismo umanistico e poi un grande bisogno di conoscenza che spingeva i nostri più remoti antenati a farsi migranti. Non lo dimentichiamo questo. La civiltà europea, la civiltà italiana, la civiltà mediterranea nasce da un popolo che a un certo momento sente stretto il proprio paese, la Grecia, e si mette in movimento. Un popolo che migra, migra per esigenze diverse, essenzialmente per sfuggire alle pressioni di popoli invasori, poi l'esigenza economica, chi vive in una condizione stanziale vive meno bene di chi invece vive in movimento. E i greci lasciano ben presto la loro terra per trasferirsi nell'Asia Minore e soprattutto nell'Italia meridionale.
Quando arrivano nell'Italia meridionale, siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, trovano una condizione ambientale ottimale. Innanzitutto trovano un ambiente che Pitagora battezzò subito come e ge tes harmonias. Questa è la terra dell'armonia. Inventa una parola che è speculare di una terra dell'accoglienza, dove i greci possono liberare la loro fervida intelligenza, la loro creatività, e inventano la filosofia. Asia Minore, diciamo Mileto, Alicarnasso, Cnido, Italia meridionale, l'Italia meridionale ionica, Taranto, Siri, Metaponto, Sibari, Crotone, Locri, Reggio Calabria, Agrigento, Siracusa, Elea. Qui trovano quella condizione che i greci, alla quale i greci ambivano a tal punto che non sono diventati uno Stato. Alla nazione greca non è mai corrisposto uno Stato greco, perché loro avevano un grande bisogno di libertà individuale. Avevano un grande bisogno di trovare un ambiente dove potessero liberare la loro creatività. Perché per i greci Dio non è un creatore. Dio si limita a ordinare il mondo, a finalizzarlo, ad avere la sua azione anche provvidenziale, ma Dio non crea il mondo perché è incapace di creare. Solo l'uomo è un creatore. E infatti i greci usano una parola che attribuiscono essenzialmente all'uomo, al filosofo, al poeta e all'artista. Poieo, che vuol dire creare. Da qui la parola poiesis o poieton o poesia. E infatti il più grande poeta di tutti i tempi nasce in Grecia, è Omero. Anche la filosofia è creatività. Rispetto agli altri popoli, sia chiaro, prima dei greci ci sono state altre civiltà, anche grandi civiltà. Pensiamo a quella egiziana, quella assiro-babilonese, medo-persiana, indiana, cinese. Ma quei popoli non avevano l'intelligenza dimostrativa dei greci. E gli antichi sapevano che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Lo sapevano, infatti costruivano le piramidi, ma non sapevano spiegarlo. Non ne davano una dimostrazione. I greci non si accontentano di una conoscenza, la vogliono dimostrare, la vogliono capire, vogliono sottoporla a un'esigenza eziologica. Da dove viene? Chi l'ha fatta? Qual è la causa prima? Qual è il primo principio? Come si snoda quella verità? E questo fa dei greci un popolo unico, originale. Dico i greci, ma dovrei dire i mediterranei, perché i greci sono stati grandi, non in Grecia, ma sono stati grandi nell'Asia Minore, dico la Siria, la Palestina, dove oggi si versano solo lacrime di sangue. La civiltà è nata lì, come è nata nell'Italia meridionale. La filosofia è domanda. La prima domanda del filosofo è questa: perché ci sono infinite possibilità? C'erano perché io non ci fossi.
si è realizzata quell'unica possibilità. Tra infinite possibilità di non esserci, si è realizzata l'unica possibilità per cui io ci sono. E allora la domanda, perché ci sono? Qual è il senso della mia vita? Da dove vengo? Qual è il mio progetto di vita? Essendo una realtà, quella personale e individuale, inconfondibile, originale e irripetibile, io devo capire perché ci sono. Non ci saremo mai più, carissimi amici che mi state sentendo. Questa è un'unica, come dire, condizione felice, quella di avere questa grande opportunità della vita. E allora la filosofia si pone queste due domande. Qual è il senso della mia vita? E qual è il mio destino? Qual è il mio progetto di vita? La terza domanda, che resta di me? Qual è il mio ruolo in questo mondo? Sono inessenziale, marginale, superfluo? Oppure la mia presenza, la mia intelligenza, la mia cultura, ma soprattutto il mio essere cittadino, il mio essere uomo fattivo, operoso, quali tracce posso lasciare perché questo mondo possa essere lasciato un po' migliore di come l'abbiamo trovato? Altra domanda importante. Qual è il rapporto tra pensiero e azione? Il rapporto è molto stretto. In greco si dice bios theoretikos kai bios praktikos. Non c'è teoria che non sia legata alla vita, all'agire, alla pratica. Ma non si può agire, non si può operare, non si può costruire un percorso di vita se prima non stabiliamo sul piano squisitamente teoretico, quali sono le cose da fare e come farle. E la filosofia suggerisce tre percorsi. Innanzitutto un percorso razionalizzante. Ciò che è razionale, ciò che è logico, è già garanzia di conoscenza e di verità. Quando non abbiamo contenuti per rispondere a una domanda, la razionalità e la logica ci aiutano a capire anche quello che non riusciamo a capire e a trovare una risposta a un momento in cui siamo costretti a trovare una risposta. La razionalità, il pensiero, la logica, la ragione. Che guarda caso, per i greci, posso continuare? Allora sì, Giovanni Stagale, benvenuto, però interrompi la condivisione. Ok. Va bene. Per i greci la ragione è il logos. Poi per noi che siamo di formazione cristiana sappiamo che per Giovanni, il quarto evangelista, il Logos è Cristo, è Dio che attraverso Gesù Cristo si fa uomo, perché l'uomo attraverso Gesù Cristo si faccia Dio. E il Logos è il mediatore della creazione ed è nello stesso tempo il mediatore della salvezza di ogni uomo. Ma prima di arrivare a questo concetto, diciamo, squisitamente teologico e religioso, i greci scavarono molto sul termine logos.
E logos danno due significati diversi e complementari. Il logos e la ragione. Quello che mette gli uomini al vertice della piramide della vita. Noi siamo il vertice della vita. Non solo perché essere vivente come gli altri esseri viventi, ma a differenza degli altri esseri viventi, noi abbiamo la ragione. Noi abbiamo la curiosità. Noi abbiamo la conoscenza. Noi nasciamo indigenti e diventiamo prima o poi ricchi di conoscenze. Ma il logos per i greci è anche un'altra cosa. È la parola, cioè la comunicazione, il linguaggio, perché ciò che non si comunica è come se non esistesse. La cultura indubbiamente è contenuto, è conoscenza, ma è anche e soprattutto, direi, comunicazione. Se abbiamo ottime idee in testa e non le comunichiamo, come se quelle idee non esistessero. Da qui il dovere che ha l'uomo di cultura di trasmettere quelle esperienze cognitive che ha costruito nell'arco della sua vita. Quando Tonino e Laura mi hanno chiesto di fare una conversazione tra amici sulla filosofia, io sono andato in giuggiole, perché mi consentite di poter socializzare in empatia percorsi di vita, un vissuto che è fatto di conoscenze. Vi avete messo nella condizione straordinariamente bella di poter dare un po' di quello che faticosamente ho costruito in tanti anni di studi e di insegnamento. Il logos, la ragione e la comunicazione. E poi per i greci è importante la problematizzazione e il ricorso al dubbio metodico. Siamo in tempi di pensiero debole, siamo in tempi di pensiero relativista, siamo in tempi in cui non ci si ferma, tutto è veloce, tutto va di fretta. Solo un Dio si riconosce oggi, il Dio del denaro, del successo, del sembrare. Perciò la filosofia è un po' inattuale, ma guai a noi se noi perdessimo il contatto con la filosofia. Pur nella sua inattualità, la filosofia ci richiama al dubbio che è il migliore antidoto al pensiero debole e al pensiero unico dominante. Oggi, specialmente i nostri giovani, che hanno un approccio molto sfilacciato col libro, come importante il libro, che hanno un approccio molto sfilacciato con la conoscenza, i nostri giovani sono quelli più plasmabili, sono quelli più manipolabili, sono quelli che dimenticano facilmente, sono quelli che danno fiducia ai mestatori, ai parolai, agli imbonitori. E allora la ragione, la problematizzazione, il dubbio, il mettere in dubbio tutto, dubbio metodico finalizzato alla conoscenza e alla verità, non il dubbio sistematico, quello nichilista, quello che porta alla rassegnazione, quelle che dice non c'è niente da fare, tutto è perduto. Perché anche questo circola in questo mondo in cui Dio o la natura ci ha dato questa grande opportunità di vita. Ragione, problematizzazione, dubbio,
E poi un'altra cosa importante, che forse è la cosa più importante, non perdere memoria. La memoria per noi che siamo gli eredi della civiltà mediterranea, la memoria è tante cose, è una parola che usiamo forse con eccessiva disinvoltura, e invece bisognerebbe scavare nel termine memoria. Memoria in greco fa aleite, aleite. Quindi il primo significato è a, che in greco significa non, leite significa dimenticanza. Quindi la memoria, prima di tutto, è non dimenticare. È il ricordo. Perché c'è una legge della storia, inesorabile. Quando dimentichiamo gli errori e gli orrori del passato, individualmente e collettivamente, noi quegli errori e quegli orrori li ripetiamo. Proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto memoria della Shoah e ci sono venti di intolleranza nel mondo, di segregazione razziale. Si parla di razze, quando sappiamo tutti che non esistono le razze. C'è una sola razza, che è quella dell'umanità. E allora com'è terribile perdere la memoria? La memoria è l'antidoto per evitare di ripetere gli errori e gli orrori del passato. E poi la memoria in greco ha un altro termine, che è aletheia, che viene dal greco a lontano e vuol dire non nascondere, quindi disvelare. La memoria disvela. C'è che cosa disvela? Disvela la verità. La memoria è la verità. Ecco, perdere contatto con queste cognizioni, veramente rischiamo di essere dei naufraghi in questo mondo. Rischiamo il mal di vivere. Rischiamo quella che è la malattia più diffusa, specialmente nei paesi ricchi e opulenti. E penso agli Stati Uniti d'America, dove gli uomini, i cittadini americani, hanno tutto e di più, ma non sono felici. Hanno perso la eudaimonia, la felicità. La felicità si costruisce con un dialogo con se stesso, perché il primo dialogo lo dobbiamo aprire con noi stessi. Diceva Socrate, gnoti se auton, cioè prima di tutto conosci te stesso. Io non so quanti minuti al giorno l'uomo di oggi dedica a un dialogo con se stesso. Per fare una riflessione sul cammino fatto, sul cammino da fare, sulle amicizie costruite, sulle difficoltà, sugli errori, sulle inquietudini, sulla speranza. Noi rischiamo di perdere il contatto con noi stessi. Siamo troppo immersi nelle cose. E questa in psicanalisi si chiama alienazione. L'uomo
in America si dice l'uomo è se ha, se non ha, non è. Ma questa è una violenza all'uomo come persona e poi all'uomo come cittadino. Ecco, la filosofia apre questi scenari di stimoli. E prima di passare alle domande, vorrei darvi la definizione forse più bella che Giordano Bruno ha dato del filosofo Socrate. Socrate apparteneva a famiglia benestante di Atene, era un avvocato, poi è successo a lui quel che può succedere a ognuno di noi, un incontro che ti cambia la vita. Va a Delfi, Delfi è la città sacra dei greci, dove ogni polis greca ha il suo santuario, e lì sul tempio di Apollo trova una scritta che gli cambia l'esistenza. Gnoti se auton, conosci te stesso. E da quel giorno lui, interrogando se stesso, ha trovato la risposta a quella domanda che vi ho fatto prima. Perché ci sono? E la risposta che lui ha trovato è questa. Io ci sono perché debbo accompagnare i giovani nel cammino per la ricerca della verità. E lui passava tutte le giornate nell'agorà a dialogare con i giovani, con i rimproveri della moglie, la famigerata Santippe, petulante, oppressiva e soffocante, così la descrive Socrate, ma era la moglie. E lui dedicò tutta la sua vita all'insegnamento. E quando fu accusato di impietà e di corruzione dei giovani, sì, a Socrate toccò la stessa sorte di Gesù Cristo, Nemo profeta in patria. Fu accusato di essere ateo, di corrompere la gioventù e di fare male alla società. Fu portato in tribunale. E quando fu condannato ingiustamente, e i suoi allievi fecero di tutto per convincerlo a andare via, ad evitare la morte ingiusta, lui disse ai suoi ragazzi: io vi ho insegnato tutta la vita che la giustizia è rispettare le leggi della propria comunità, anche quelle ingiuste. Io non posso venire meno all'insegnamento che vi ho dato, perché per essere credibili, per essere autorevoli, bisogna essere coerenti tra quello che si pensa, quello che si dice e quello che si fa. E ai giudici che lo condannarono a morte, chiedendogli di ritrattare il suo insegnamento, lui ha detto: io ho insegnato filosofia perché era la mia missione. Io ci sono stato perché avevo la missione di fare il filosofo. E Giordano Bruno definì così Socrate. Socrate fu uno scuotitore di dormienti. E noi oggi avremo bisogno di scuotitore di dormienti per svegliare le coscienze. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie mille, Francesco. Ci siamo fatti, penso, un gran regalo in questa piazza, perché
è vero quello che ascoltavamo, siamo tutti di fretta, stressatissimi, abbiamo tanti impegni, c'è chi addirittura trova faticoso partecipare agli incontri della piazza perché ci sono tanti impegni nella quotidianità. Però il regalo che ci siamo fatti è prenderci del tempo per pensare. Questi incontri che stiamo organizzando sulla filosofia, sulla letteratura, sulla cultura in generale, ci costringono a riprenderci come compito a casa questo tempo per pensare. Io un po' di domande ce l'ho, quindi mi arrogo il diritto di porre per prima le mie domande, lasciando poi velocissimamente lo spazio a chi ha seguito, devo dire, con attenzione tutta questa introduzione al mondo della filosofia. Intanto una considerazione che ci inorgoglisce un po', il fatto che anche ai tempi dell'Acropoli di Atene, del secolo d'oro, la piazza era luogo centrale. Tutti quanti, quando Filaretto ha tradotto Agorà, l'impronta è la piazza, e nella piazza succedevano delle cose importanti, è vero anche oggi. Molto modestamente, noi non avremo Fidia, non avremo Pericle, ma facciamo delle cose interessanti. E il bello di questa piazza in Grecia, la nostra piazza non ha la stessa ambizione, è che lì dove c'era lo scambio della collettività venivano anche scelti i dirigenti, era una condivisione, questo è molto bello. Mi è piaciuto anche molto la definizione di filosofia come il farsi l'amore, il desiderio del sapere, la filosofia è domanda. Quindi la prima mia domanda a Francesco Filaretto è: allora praticare oggi la filosofia non è necessariamente studiare Socrate, Platone, il Timoteo, Epicuro, Erasse, ma è porsi di fronte alla quotidianità con un certo approccio, l'approccio di chi non si lascia vivere, ma vive, vuole capire dove si trova. Quindi volevo una conferma di questa traduzione quotidiana e trasversale del termine filosofia. E intanto arrivano complimenti per giusti e legittimi complimenti al professor Filaretto, che per noi è Francesco. L'altra, oltre due domande che farò velocemente. La prima è: trovo assolutamente intrigante il fatto che i greci fossero degli individualisti. Spinti, individualismo spinto, dall'altro cercassero in maniera così determinata il bene comune. Al greco che cosa fosse il bene comune era chiaro. Oggi c'è una balcanizzazione del bene comune. Il bene comune diventa sempre più vicino al proprio orto, al proprio interesse personale. Quindi anche qui avere una conferma di questa questo apparente conflitto, il greco individualista ma che opera per il bene comune. E in ultimo, domanda che ci ha scosso, perché veniamo al mondo, il nostro progetto di vita, non è casuale che siamo qui, poi ognuno dà ragione alla propria esistenza a seconda del proprio credo, ma per sentirmi meno casuale, meno episodico, meno una meteora che nasce in un anno e si conclude in chissà quale, speriamo il più lontano possibile, ci aiuta il concetto delle radici, cioè il concetto radice filosofia può essere un concetto che mi aiuta nel trovare il mio posto nel mondo? Quindi due conferme e una domanda da parte mia per Francesco Filaretto. Grazie. Sono tante le domande. Beh, partirei innanzitutto da una cosa che mi sono dimenticato di dire poco fa. La filosofia ci obbliga all'elogio della lentezza. Faccio una pausa. Capisco che sono inattuale, sono perfettamente consapevole che siamo. Ma proviamo a scandire la nostra vita mettendo una marcia in meno. L'atalassia, la imperturbabilità, l'equilibrio, il metron, e si garantiscono rallentando i nostri ritmi di vita. Vivremo sicuramente meglio.
incominciando per esempio a masticare 30-35 volte ogni boccone, anche mangiare diventa un piacere della vita. Al contrario di come fanno gli americani, io penso sempre a quel disvalore esistenziale di un mondo dove l'uomo ha perso il contatto con se stesso e con la propria essenza umana, di persona, perché noi apparteniamo alla cultura del personalismo. L'altra riflessione che voglio fare, qual è la metafora della filosofia, il simbolo della filosofia? Ce lo dice Platone, è Eros. Eros è l'amore. Questo concetto lo riprenderà Freud, dicendo che la nostra vita è regolata da due pulsioni molto forti. La pulsione di Eros, che è la pulsione di vita, è l'amore per la vita, è l'amore per noi stessi e per gli altri, è l'autoconservazione. Ma Eros è contrastato da un'altra pulsione che Freud chiama, con termine greco, Thanatos, che è l'istinto di morte, che è la pulsione di morte, di autodistruzione e di distruzione, di autoeliminazione e di eliminazione. Tutte e due queste forze sono dentro di noi, dentro ognuno di noi. Nessuno escluso. La filosofia aiuta molto a capire questi meccanismi. La filosofia è l'entroterra di ogni pensiero. Non c'è pensiero, anche scientifico, che non abbia un entroterra filosofico. La domanda delle radici. C'è stato in Calabria nel VI secolo un grande intellettuale, si chiamava Cassiodoro, al quale, Laura, probabilmente hanno fatto la domanda che tu hai fatto a me. Perché sono importanti le radici? Sta terminando la batteria. Passa all'altro computer perché... Benissimo, sì. Cioè, abbiamo visto la valletta Tonino Guarasci che prontamente ha cambiato il set, ok? Allora, noi siamo, molti di noi, insomma, ecco, siamo figli della civiltà contadina. Chi in prossimità, chi con legami un po' più lenti e più lontani. E chi ha un minimo di rapporto con la terra, allora Francesco sei senza audio, Sì, all'albero più, okay, robusto, più grande, più forte, gli tagli e le radici. Anche quell'albero maestoso, imponente, prima o poi muore. Questa è una riflessione che sembra ovvia, ma poi tanto ovvia non è. Perché Cassiodoro ci richiama al senso di chi c'è stato prima di noi. Ci avete pensato che perché ognuno di noi ci fosse, quanti centinaia e migliaia di nostri antenati hanno operato, lavorato, sacrificato, perché noi ci fossimo?
Noi siamo l'ultimo catena, l'ultimo anello della catena dei nostri antenati. Dentro questa catena c'è tutta la storia precedente. Questo lo dicevano i filosofi, ogni microcosmo è speculare del macrocosmo. Anche nell'infinitamente piccolo c'è l'infinitamente grande. Poi è venuta sono venute le nuove scienze e ci dicono che nel nostro DNA c'è tutta la storia della nostra famiglia. Beh, racconto un fatto mio personale. Io ho un figlio negli Stati Uniti d'America che fa il ricercatore. E quando sono andato lì ho conosciuto delle persone che mi hanno detto: ci ti piacerebbe sapere chi sono i tuoi antenati di 500, 1000 anni fa? Ho detto, certo che mi piacerebbe. E allora mi hanno dato una provetta, hanno raccolto la mia saliva e mi hanno raccontato la storia di tutti i miei antenati. A incominciare da 10.000 anni fa. Ci sono tutti dentro di me, dentro ognuno di noi. Vedi come sono importanti le radici. Chi ci ha preceduto ci ha anche preparati. Senza di loro noi non ci saremmo. E non vivremmo questa meravigliosa avventura, stupenda, irripetibile, avventura che è la nostra vita. Educare al senso delle radici e filosofia. A guardarci indietro e pensare a chi non c'è più, ma che continua a esserci dentro ognuno di noi. Quando spiegavo la storia della filosofia, io non la spiegavo come la filosofia e la storia degli altri, ma la spiegavo come la storia e la filosofia di noi che eravamo lì. Quando c'era Socrate, c'eravamo anche noi. Non noi come siamo oggi, noi come eravamo ieri. E questa è una chiave, cara Laura, per imparare la filosofia. Socrate non è un essere anche a noi. Socrate siamo noi, Socrate è dentro di noi, solo che l'abbiamo dimenticato perché abbiamo reciso qualche radice e quando recidiamo le radici il nostro albero della vita incomincia a vacillare. Radici, memoria. Filosofare non è difficile. Filosofare è far parlare la parte migliore di noi, sapendo, come ci dice Freud, che accanto alla razionalità, che egli chiama ego, poi c'è il superego e poi c'è essi. Noi siamo una realtà complessa, molto complessa. Il più grande mistero non è l'universo. Il più grande mistero resta ancora l'uomo, ognuno di noi. E allora l'appello, conosciamoci un po' meglio per vivere meglio, sapendo che la vera dimensione del tempo è il futuro. Non perdere memoria. Avere coscienza delle nostre radici, ma la memoria è sempre in funzione del futuro. E quando si perde memoria, noi ci ammaliamo della malattia più terribile che c'è oggi, che non è il coronavirus, è il presentismo. Cioè questa realtà esistenziale soffocante
e ci dice: se vuoi essere, devi avere. E dopo che hai avuto quello che hai cercato, finisce per cercare un'altra cosa perché quella non ti soddisfa più. E allora, memoria preparatoria del futuro, perché il vero tempo per noi che ci stiamo guardando, sia pure in maniera virtuale, è quello che verrà da qui a un istante, il futuro. Prepariamoci a vivere questo pezzo di vita o questo pezzo di eternità che dovremo vivere, speriamo, il più a lungo possibile. Io mi sono anche commossa detto questo. Mi sembra che Rosalba voglia fare una domanda. Rosalba, Reggio Calabria. Intanto, allora, c'è un problema di microfono. Io prendo sempre gli appunti, abitualmente, perché lo facevo da studente e lo faccio ancora da... Allora, c'è benissimo, per gli appunti, vediamo se risolviamo il microfono di Rosalba. Prova, Rosalba. Io lo avevo perso. C'è un problema di microfono, Rosalba. Abbassa o hai due connessioni attive, perché c'è un forte eco. No, c'è un rumore di fondo. No, c'è un rumore. Riprova, Rosalba, riattivati. Mi sentite? No, non è sostenibile il microfono di Rosalba. Lo sentite anche voi? Il rumore molto forte? Non riusciamo. Adesso no. Sì. Laura. Non ce la faccio. Allora, intanto se qualcuno ha altre domande, mentre proviamo a risolvere Rosalba. Perché Rosalba è un poco... Se magari lo scrive nella chat. Abbiamo qualche altra domanda per Francesco Filareto. Siamo un po' scombussolati da queste domande e queste riflessioni che ci hanno messi davanti alla nostra complessità e forse anche alla nostra superficialità. Laura, adesso? Come prima. Allora, Indra, vuoi fare tu la domanda? Ma sinceramente io faccio una fatica enorme a fare una domanda perché mi gira la testa come hai detto tu, perché il professore in un certo senso mi ha stravolto completamente il mio non conoscere e non sapere. Premetto solo perché giustamente il professore non lo può sapere, pensando le mie radici sono allora fotografia, quindi io vivo in Italia dal 68, sono scappata nel 68. E quindi ovviamente ho vissuto varie fasi di quello che poteva essere il raccontare la filosofia, quello che era il valore dell'individuo da solo, come valore oppure come disvalore se non inserito all'interno di una società, quindi la dottrina socialista. Quindi per me ovviamente in tutti questi anni ho dovuto ritarare il mio crescere, pensare, ragionare su quello che è appena ha spiegato lei, perciò per me è un grazie triplo perché le sono veramente molto grata, anche se ho accanto un marito che ha fatto appunto gli studi ed è molto molto amante, ama molto queste materie, quindi come dice lei, parliamo e parliamo abbastanza anche spesso e ci scontriamo anche spesso su alcune cose. Ecco, il mio problema è proprio questo, problema, la domanda. Individuo, quindi ecco, poi un'altra cosa, in tutto questa oretta io non ho mai sentito
dare il valore, non so se è così perché nella filosofina non si usa, di non parlare mai della, per pronunciare mai la parola libertà. Per me ovviamente è stato un faro della vita e di tutto quello che, quando mi sono chiesta io perché sono qui, e ovviamente ho rincorso questo. Quindi tutto lì, non voglio tediarvi, spero di essermi, di aver chiarito, ecco. Sì, Indra, intanto vediamo, intanto prende appunti Francesco Filaretto, se abbiamo risolto con Rosalba. Sì. Allora, Rosalba ha risolto, quindi puoi porre la tua domanda. Allora, io mi unisco ai complimenti che non sono rituali. Sicuramente, essendo di Reggio Calabria, mi ha appassionata questa sua lezione, anche perché ho sempre amato, noi sentiamo, io vorrei aggiungere un altro termine che lei avrà detto sicuramente, oltre a memoria e radici, anche eredità, perché in tutte le cose che noi, in tutte le attività che noi svolgiamo inconsapevolmente, abbiamo ancora usi e costumi dell'antica Grecia. Tornando alla filosofia, certamente noi chiediamo, vogliamo delle risposte di senso della nostra vita, eccetera, però le risposte non le abbiamo. E già, secondo il mio modesto parere, porci delle domande, come diceva il professore, è già un fatto positivo. Cioè che se la filosofia ci pone delle domande, noi cominciamo a dialogare prima con noi stessi, come diceva il professore. La mia domanda è questa. Professore, l'altro giorno abbiamo avuto una lezione su Dante. Perché i filosofi li ha messi all'inferno? Io questo mi incuriosisce molto. Questa è la domanda, non voglio andare oltre perché... Grazie mille, Rosalba. Scusate per... Allora, Francesco. Sì, mi rispondo subito a questa domanda. Quando si ricostruisce il percorso della conoscenza, bisogna applicare un metodo, il metodo della storicizzazione e della metastoricizzazione. Cioè non si comprendono i personaggi del passato e i fatti del passato se non si contestualizzano nel loro spazio e nel loro tempo. Pretendere di capire i fatti del passato con la mentalità di oggi è una pretesa assurda. Non dobbiamo noi pretendere che il passato si adegui a noi, ma il filosofo deve avere l'umiltà di mettersi nei panni di quelli che lo hanno preceduto. Dante è figlio del suo tempo, è figlio del 1321, quindi siamo tra la fine del Medioevo e i primi approcci dell'età moderna, ma ancora il Medioevo. La filosofia è riconosciuta dalla Chiesa, ma come ancilla teologia. Cioè la filosofia non è autonoma dalla teologia. La filosofia è accettata se è al servizio della teologia. Quindi c'è una svalutazione della filosofia. Dante apprezza molto Aristotele, che è il campione dei filosofi della laicità, dell'umanesimo, della mediterraneità, e lo chiama il maestro di color che sanno. Ma è dovuto passare attraverso
la mediazione di San Tommaso. È grande Aristotele, perché lo ha reso grande San Tommaso, che è il dottore della scolastica, che è il dottore per eccellenza della teologia cattolica. Faccio un altro esempio. Per Dante, Ulisse è un eroe positivo o negativo? È un eroe negativo. Invece per noi è un eroe positivo. Ulisse è la metafora dell'uomo che vuole conoscere sempre, che non accetta nessun limite. Non ci sono colonne d'Ercole che non si possano superare. Questo è il filosofo. Ma per Dante Ulisse è colui che ha sfidato le regole che non si possono sfidare. La conoscenza umana non può andare al di là di un certo limite, perché altrimenti è presunzione, è peccato. Perciò Ulisse viene relegato nell'inferno, perché rappresenta quella tendenza umana ad andare al di là di ogni orizzonte, sempre oltre per un'altra. Questa è la filosofia. Ecco perché Dante mette nell'inferno i filosofi. Che Dante è un uomo del Medioevo, certo di un Medioevo che si avvia verso il tramonto, ma è ancora imbevuto di quella mentalità per cui noi viviamo per morire e per prepararci alla vita eterna. Non c'è una laicità. Ecco, se io vi dicessi, oso, la memoria laicamente vince la morte. Se non esistesse un'altra vita, noi potremmo vincere la morte, affidandoci alla memoria. Fino a quando noi restiamo nella memoria dei singoli e della collettività, noi non moriamo mai. La vera morte dell'uomo è quando nessuno si ricorda più di quella persona. Ma qui siamo in un mondo diverso. Siamo nel mondo dove la laicità non esclude un'altra possibilità di un'eternità dell'anima o di un mondo parallelo, di un'altra vita, insomma. Non l'esclude. La laicità è avere fiducia nell'uomo. E noi dobbiamo avere fiducia nell'uomo come abbiamo fiducia nella scienza, nella filosofia e nella scienza. La filosofia cura i mali dell'anima, la scienza cura i mali del corpo. E filosofia e scienza, fino al secondo secolo avanti Cristo, erano un'unica cosa. Il filosofo era anche medico, era scienziato, si occupava, pensiamo a Pitagora, si occupava di matematica, di astronomia, di biologia, di musica. Un buon filosofo è anche uno che apprende la musica. Poi le scienze si sono separate, la scienza ha sempre rivendicato la sua autonomia rispetto alla religione e rispetto alla filosofia. Pensiamo a Galileo Galilei. Oggi invece si cerca un altro approccio. E forse questa conversazione di oggi può aiutare. La salute non è soltanto la salute del corpo, a cui
attiene il medico, lo scienziato. La salute è anche la salute dell'anima. Anzi, forse è esattamente il contrario. Il corpo segue l'anima. Se siamo sereni dentro, se abbiamo raggiunto l'eudaimonia, vedete quanto è bella questa parola, eudaimonia, ha sentito questa musicalità, la felicità, essere a posto con se stessi e con gli altri, l'individualismo. Prima di tutto la persona. Il principale comandamento del cristianesimo, sappiamo tutti qual è, ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, se io non mi amo, io non amo. Se io non mi rispetto, io non rispetto. Quindi l'individualismo diventa una degenerazione dell'individualità. Ma l'individualità che si fa persona in empatia con gli altri, con la cosa più bella del cristianesimo, non c'è principio più alto. Ama il prossimo tuo come te stesso. E quando qualcuno a Gesù di Nazareth gli ha chiesto: ma che vuol dire ama il prossimo tuo? Gli racconta la parabola, la metafora del samaritano. I greci hanno esasperato a un certo momento l'individualismo. Il massimo che loro riconoscono nel rapporto con gli altri è la polis, cioè la città-stato. Quindi c'è la nazione greca fatta di tante poleis, ma i greci si rivelarono incapaci di passare dal senso dell'individualità come persona e come cittadino al senso dell'individualità come bene comune e interesse generale. Ma i greci non potevano fare tutto. Qualcosa hanno lasciato al cristianesimo, bene comune, e qualcosa all'illuminismo, interesse generale. Benissimo, mi sembra che con questo anche il vento della libertà di Indra in qualche modo sia stato chiarito. Praticare la filosofia così come ce la siamo detti questa sera è proprio un praticare la libertà, perché vuol dire non accettare il pensiero unico e decidere di essere autonomi nel proprio dubbio, come ha detto Filareto, differenza fra dubbio metodico e dubbio sistematico, quanto questa differenza la vediamo applicata e non applicata quotidianamente. Io non so se ci sono altre domande, credo che sia adesso il momento della riflessione. Veramente grazie, perché grazie a Tonino Guarasci, e grazie ovviamente a Francesco Filareto, perché davvero questa sera nei nostri cuori hai riposto, ti darò del tu, professor Filareto, perché gli amici della piazza dobbiamo trattarli con grande così fraternità ed amicizia. Hai deposto nei nostri cuori veramente tanti pensieri, tanti stimoli per la riflessione, anche per quello che mi riguarda un po' di autocritica, insomma, effettivamente c'è bisogno di volerci più bene, ma non nel senso così più superficiale del termine, ma conoscerci un po' di più, rispettarci un po' di più e applicare questa versione così moderna del fare filosofia. Con Francesco Filareto, questo la diamo come news ai nostri amici, programmeremo altri appuntamenti di approfondimento, perché abbiamo visto che insomma la materia piace e non è una materia vetusta. Socrate ci ha anche detto che ce l'abbiamo nel DNA, magari qualcuno di noi effettivamente è un lontano parente del marito di Santippe.
Quindi io saluto a nome della piazza di tutta Anteas i partecipanti, ringrazio ancora Francesco Filareto, tantissimo, grazie, grazie ancora. Non so come li farò cantare Celentano e la Via Grucca dopo aver parlato di Aristotele e di Freud, ma va bene, insomma, siamo versatili. Ce la faremo in 48 ore a cambiare registro. Vi saluto, è stato un piacere rivedervi. L'appuntamento, lo sapete, per giovedì alle 4:30. Grazie ancora, buona serata. Viva la filosofia. Ciao. Ciao, buona serata. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Laura. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a presto. Grazie a voi. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao a tutti, buona serata.